Ciao a tutti ragazzi, sono ND e bentornati sul mio canale con The Division. The Division dove... c'è un qualcosa che squilla. E abbiamo altri tre corpi da ieri, insacchettati e decontaminati. Ok, dovrebbe arrivare qualcuno a prenderti entro un'ora. Ottimo. Onestamente non so come facciate. Io inizio a... Un momento, sta succedendo qualcosa. Signore, non può stare qui. Questo è un centro di cura ufficiale del Sera. Deve... State lontani e nessuno si farà del male. Siamo qui solo per le scorte mediche e nessuno deve... Oddio, oh mio Dio! Bene, perfetto. Abbiamo cominciato una bellissima puntata con un oh mio Dio. Stupendo. Allora, dobbiamo riuscire ad arrivare su quel tetto lì perché c'è una missione secondaria che ho da fare, perché devo aumentare un po' il mio livello, perché il mio livello fa un po' schifo. Quindi c'è scritto che dovrei in teoria riuscire a... Ah, eccola qui. Beh, ah, un proiettile esplosivo. Da dove posso salire? Fatemi vedere. Ma le vetture le posso spostare? No. Queste non si spostano. A quanto pare. Quindi ci deve essere un modo per salire lì sopra. Quale può essere il modo? Io me li ho fatto tutta qua dentro perché qua praticamente ci sono i tessuti. Questa è una vecchia sartoria, credo. E ci stanno i tessuti. E poi qua mi dice di trovare un modo per salire sul tetto. Allora, io un modo più o meno ce l'avrei, dovrei avere anche, però... Dovevo spostare quella vettura. Oh, scusate, raga. Per te. Ma non c'è bisogno, zia. Ti preoccupa, me ne prego da solo. Allora, dicevo, dobbiamo trovare un modo per salire su quel tetto là. La pagheranno tutti, poco ma sicuro. Eccolo qui il modo per salire su quel tetto là. La JTF non mi preoccupa per niente. È ora di spaccare qualche testa. Granata! Puttana, adesso ci divertiamo. Facciamola finita. Basta nascondersi, non sprechiamo altro tempo. Ok, non sapete dove sto sparando. Non vedete un frappo. Bene, mi stanno a colpire uguale. Sti tizi schifosi merdosi proprio. No, ho preso pure te, non solo Alex, tranquillo. Che te pensi che te lascio là? E Alex, oh, gli sparo così a vista. Ah, belli. Ma che vi siete messo in testa? Ve spacco il culetto. Ah, ma qua è dove sono passato prima. Qua c'è stava la borsa. E prima non c'erano sti tizi. Mo ci stanno. Però intanto ancora non ho capito come arriva sul tetto, Ancora devo capire come arriva sul tetto. Ma soprattutto, perché è cominciato a nevicare? Che mi sto riempito di neve. E fa pure un freddo bestia. È critica la faccenda qua, ragazzi. Molto critica qua. Per trovare un modo per salire. La vedo alquanto critica, la vedo. Ok, fatemi fare un attimo un sondaggio. Su queste cose qui non sali, vero? No, non sale. Ok, su questi cosi non gli puoi sparare. Siamo sicuri,
Già, siamo sicuri. Però deve esserci un modo. Il modo c'è. Tocca solo scoprire quale. No, nemmeno questo. Aspetta, questi punteggi dove vanno? Questi punteggi vanno al palazzo di fianco. Dal palazzo di fianco? Ok, no, sono tornato. Aspetta un minuto. Allora, io qui ero salito perché c'erano dei scaffali qua che si poteva... Eccolo. Ho trovato forse il modo. No, no, levate il forse, ho trovato il modo. Ho trovato il modo. Senza il forse. Eccolo là. Come riprova più tardi? Ah, è caduta la connessione, a quanto ho capito. Sì, ma ragazzi, come fa a cadere una connessione? Cioè, poi mentre sto a fare un... Mi tocca pure ricominciare tutto da... Da capo, praticamente. Ma come si fa? Come si fa, voglio sapere. Dai, sporca vacca, però. Cioè, io non lo so se è una cosa normale. Ma la Tom Clancy che gli è presa mo. Ah, ok. Ok, è questa allora la missione. Sono tornato qua. Ok, perfetto. Ok. Devo raggiungere l'antenna in 4 minuti. Ok, qua l'antenna. Ok, qua ho lasciato la corda. Qua non lo fanno passare. Qua sì. Oppure c'è qualcuno? Ok, non sembra ci sia nessuno. Ok. Ah, ma mi sa che questi qui sono tizi che stanno di sotto a parlare. Prendo quello che posso.
maledizione! Ok, adesso sì. Ok, da dove venite? Da dove? Ok. Bene. Bene. Ah, ecco dov'ero. Ecco come si saliva fino a qui, vedete? Mi ero perso. Mi ero praticamente perso. Ah, adesso però devo salire da quest'altra parte. Io come ci arrivo da là? Da qua. Eccoti. Salve. Ma ciappolo. Ok, adesso dobbiamo ripristinare la corrente dell'antenna. Dai che ho poco meno di 50 secondi proprio. Agente, benissimo. Ottimo lavoro, come sempre, ma nel dubbio ti do un consiglio. Tieniti stretto il tuo lavoro. Ci sono già troppi attori in giro e tu sei senza dubbio un grande agente. Servi più alla divisione che a una rete televisiva. Bene. Perfetto. Senza nessun problema proprio. Che scherzi. Dov'è la parte dove si sa si può saltare, scusa? Ci deve stare una parte dove si può saltare senza che perdi la vita vitale, no? No. Vabbè, capirei, mi sono fatto niente. Ok, ok, ok. Possiamo selezionare un'altra missioncina. Qui abbiamo il rifugio, ok. Questa missione qui già l'abbiamo fatta, completata. Registrazione televisiva, registrazione telefonica. Mi sa che se telefonica tutte e due. E io farei questa. Andiamo a vedere di che si tratta. Però prima di andare a vedere che si tratta, vediamo nell'inventario che c'ho di nuovo. Questo qui, che posso anche buttare perché tanto c'ho il 47. Poi che posso prendere come... niente, un cazzo. Bene, ok. Allora scendiamo giù dalla corda, ovviamente. Benissimo. Perfetto. La corda aiuta sempre quando nei momenti meno opportuni. Più opportuni che meno. Io attraverserei proprio tutto il parco. Che ne pensate? Tanto là sotto ci dovrebbe essere rifugio mio. Sì, qua sotto c'è rifugio. Quindi praticamente posso anche attraversarla di qua e prenderla da qua. Più veloce, credo. Più semplice. Cinema. Non credo sia aperto, però comunque c'è un cinema. Attenzione, rilevata presenza ostile. Dobbiamo pensare bene a cosa fare. Hai dei soldi? Ah, ma che orologio è quello? La situazione è completamente fuori controllo. Devi farlo per forza. Lasciami andare e non morirà nessuno. Ah, risparmiati le stronzate. Ok, qui nessuno aiuta più nessuno. Ti prego. Ho famiglia. Io no. Non più. Mi sembra di essere qui. La legge del più forte ormai. Una di quelle giacche mi farebbe proprio così. Guarda, giusto perché l'hai ucciso. Sei un pezzo di merda uguale. Vattene via!
Ma va? Dove no? Non ho capito. Attenzione, rilevata presenza ostile. Da dove? Da dove? Da dove? Da dove? Eccoli là. Finite il lavoro e basta. Ragazzi, attenti, non sprechiamo altro tempo. Granata. Bene, muori uno. Bel respiro. Oh, cavolo, ma che roba è? Ops! Ti sei colpito da solo, idiota! Ok, dovrebbe essere tutto finito a quanto pare. Sì, vabbè, poi anche esplode tu, non ti preoccupare. Ok, qui devo prendere delle cose, qua devo prendere delle cose. Quel povero agente è stato ucciso così a buffo. Giusto per... parti elettroniche scoperte. Ce le prendiamo, qual è il problema? Cerca la chiave. Parti elettroniche. Chiave. I civili sono stati salvati. Ok. Vieni, vieni, fratello, vieni. Vieni, vieni, non ti preoccupare, non è successo niente, non ti preoccupare. Ti prometto che farò lo stesso per qualcuno. Bravissimo. Bravissimo. Non lo devi premettere, lo devi fare. Zio. Se lo dici lo fai, eh. Questa era una porta chiusa. Chissà perché. Saccheggia tutto. Giubbotto laminato addirittura. Giubbotto laminato. Che spettacolo. Ma che spettacolo. C'è più niente. Che iella. Pensavo c'era qualcos'altro. Eccolo. Un po' dei componenti elettronici. Giusto, uno blu, buono, buono. Ok. Ok ragazzi, ok. Possiamo andare a fare qualcos'altro allora. Se da queste parti c'è una missione, eccola. Agente, ci sono degli innocenti sotto attacco da un tale che si fa chiamare Wild Child. Devi intervenire. Sappi che mi ricorda una scena della seconda stagione che abbiamo girato. Se hai bisogno di consigli, chiedi pure. Ok. Di che stagione stavamo parlando? No, giusto per capire. De che cazzo stai a parlare, zio? Ma che vuol dire? Taglia Wild Child. Lo devo tagliare a pezzi come lo volete. E gambe? E braccia? Solo le braccia? Solo le gambe? Che vuoi? Se ne ho, forse no. Tiè. Anche la più piccola delle gentilezze è importante. Io lo so che ce l'hai. Ok, ho preso la cosa, vabbè. Già ce l'avevo, mi sembra. Forse era meglio andare prima nel rifugio, sapete? A ricaricare un po' le munizioni, a prendere un po' di... A parte che dovrei essere a posto. Dovrei stare a posto. Allora, io vorrei arrivare a un livello tipo 14-15. Perché vorrei... andare a fare un paio di missioni importanti che ho visto. Che ho visto e che vi vorrei far vedere anche a voi. Ormai New York è in ginocchio. Ok, adesso ti ci metto io in ginocchio, zio. Non ti preoccupa.
Te ci metto io in ginocchio. Ok, sono tre. Perfetto. Non mi dice se le sto colpendo però, sai? Oh mio Dio! Quale? Quella dove vinco io e voi perdete? Vediamo se non tiriamoci indietro! Copritemi le spalle! Io devo far fuori quel testina prima però, eh? Ora lo faccio fuori subito, capito? Boom! Morto! Ora? Ah, il secondo luogotenente. Ah, ce ne sta più di uno, quindi. Ma che bello, ma con dirondirondello. Stai attento, stronzettino, che ti rompo il culino. Uè, che c'è là? Mio. Che me vendo tutto io qua. Prima là. Poi ricarico. Poi là. Ok. Perfetto. Perfetto. Quanti so? Tu non mi romperà più le palle. 1, 2, 3, 4. Benissimo. Ed è quello che volevo. Ed è proprio quello che volevo. È quel che ti meriti. Attenzione! È proprio quello che volevo. Che il testina qua. Ma manco per te, zio. Manco per te, fratello orso. Ragazzi, attenti. Granata, via. C'è il tizio, sta là sopra. L'ho visto, l'ho visto. Devo ritirarmi. Devo ritirarmi, devo ritirarmi. Wow, mamma mia. Questa situazione non mi piace. Controllo. Ok. Dovrei andare là. Però non posso fare il giro. Ok, perfetto. Perfetto. Ditemi un po' quanti so. Uno solo. E so tre. Quello c'ha pure il coso, c'ha. È proprio lui, eh. Forse riesco a ucciderlo da qui, buoni. Ma quale ne è giusto? Io qua, zio. Io mi trovo un po' lano. Vai, sparagli te, va. Levi la corazza. Levagli quella corazza.
Bam, morto. Mi è finito. No, adesso basta giocare, dico io. No te. Devi morì. Devi da morì. Morto. Mirino reflex. Munizioni. Vai così. Vai così. Oh! Chi cerchi? Maledizione! Andiamo! È ora di farla finita! Ma tanto non ci avete speranza, raga. Ve lo dico adesso e non ve lo dico più. Non ci avete proprio speranze. Questo non è posto per te. Preso, agente. Ottimo lavoro. Stiamo andando fortissimo io e te. Che emozione. Ma veramente solo io. Accidenti, non capisco proprio perché è calato l'audience. Comunque passo e chiudo. Solo io. Livello 11, benissimo. Mi serve livello tipo 13, 14. Anche 15 volendo. Se ci riusciamo ad arrivare a livello 15 sarebbe il top proprio. Che livello molto importante il 15. Poi vi farò vedere per quale motivo. Un livello molto importante. Non so che cosa facevano qua dentro. Comunque c'hanno delle belle postazioni di attacco. Eh sì, bellissime postazioni d'attacco. Quelle lì sopra sono stupende come posizioni d'attacco. Allora, qui dietro ho la cosa. Ok, e ci rifocilliamo così almeno ci riprendiamo. Eccole qua, il 68 del fucile che ho usato. Qui c'è il tizio morto e possiamo andarcene. Poraccio pure questo. Ok, ragazzuoli, io direi che ci possiamo salutare qui. Ci vediamo in un prossimo episodio. E vi ricordo anche che sta diventando sempre più interessante, perché io le sottovalutavo queste missioncine, ma sono missioni che possono aiutare lo svolgimento delle proprie attività, delle proprie forze, delle proprie... E non è male come cosa, perché potrebbe essere utile in vari svariati motivi. Ok ragazzi, intanto io sto spabbaranzando via un po' di merda. E dai, tanto muori mo, Bene. Ok, sto prendendo un bel po' di roba comunque, Sì, da dove vengono?
Senza di te saremmo tutti morti. La prossima volta ci penseranno due volte prima di attaccare una pattuglia della JDF. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Nemici in arrivo! Bene, stanno arrivando. Quel capriolone è fatto! Mamma mia, oh. Basta. Sì, a quanto pare sì. Beh? Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Come mette? Nemici in arrivo. Merda. Razza di fessa. Scegliere il bersaglio. Ammazzate il colpo sicuro. Bene. Sto facendo fuori un bel po' di nemicelli. Ma il problema più grosso non è tanto... Oh! Cazzo ti ricarichi adesso? Ci pippo mortacci. Posizione in sicurezza. Presenza nemica eliminata. Perfetto. E siamo riusciti a vincere anche qua. Bene. Perfetto. Perfetto. Madonna che spettacolo, raga. Allora, questo vi stavo dicendo prima. Per fortuna ci hai raggiunto in tempo. Ora sì. Saranno due volte prima di attaccare un'altra pattuglia della JTF. Sì. Infatti, quello che vi stavo per dire, quindi fate molta attenzione la prossima volta, però, ragazzi. Sembra che il battaglione stia concentrato alle sue tutti. Saccheggiamo tutto. Prendiamo sempre tutto quello che si trova in giro. Molto importante quello che si trova in giro, ma molto importante. Ok ragazzi, io penso che ci possiamo vedere anche in un prossimo episodio. Come sempre sono in ricordatevi di iscrivervi, lasciare un commento, di iscrivervi alla pagina di Google Plus e quella di Facebook, tutti i link stanno in descrizione. Scusate se dura magari un po' di più, ma almeno riusciamo a completarlo nel meno tempo possibile. Ok, dicevo, nel meno tempo possibile. E noi ci vediamo in un prossimo episodio. Come sempre sono NDT. Ciao a tutti.